non solamente nell'antichità, ma anche nel 400, costruire questa razza di robe. Mentre voi c'è questo, per esempio, a voi sembra stupire voi. Come pensate che sono stati addirittura disegnati e progettati senza l'uso di tecnigrafi e senza l'uso di strumenti di precisione, muri che collimano con quella complessità planimetrica? Faccio un esempio. E queste pietre che pesano, perché è vero, non è pietra di ferro, ma molto spesso marmi e pietra, marmi Carrara, pietra, come sono stati trasportati a 14 metri d'altezza, guardando anche che tipo di blocco. E come hanno fatto, diciamo, a creare un cortile rettangolare con gli angoli retti? Perché a voi sembra facile, già, ma con Teodorico. Come si faceva a fare un angolo retto nel 1460? Cioè, non so se vi rendete conto che un angolo perfettamente retto è una totale eccezione. Dove lo trovate? Se voi andate a misurarvi con esattezza qualsiasi cattedrale romanica, l'angolo retto è un angolo ottuso, pure un angolo acuto. Non parliamo poi di tutto il territorio bizantino, dove il concetto di angolo retto è due lati che più o meno si congiungono. La mentalità bizantina è questa. Ora, la grande novità è anche il fatto di saper non solamente disegnare, no, un cortile perfettamente rettangolare, ma di piantarlo al suolo e di fare in modo che tutte le misure coincidano. Guardate che quelle campate sono quasi uguali l'una all'altra, vale a dire che quando il buon Federico da Montefeltro dice che le aritmetiche sono in primo grado certitudini, si scherza mica, ma questo implica una, non solamente una mentalità, ma un uso degli strumenti tecnici, vale a dire proprio quelli della tecnica, se volete anche la più elementare, quello dello spiccato, delle fondazioni, quello della divisione, che vedete è esattamente antitetica a quel 30 iugeri che significava 200 metri quadrati oppure 200 chilometri quadrati in maniera totalmente differente. Cioè uno dei punti, diciamo, generali di cui parla lui, che dovrebbero secondo lui dare un metro e un metodo di verificabilità alle ipotesi, comincia ad essere per esempio il fatto che quel cortile rettangolare con gli angoli perfettamente retti, in cui le misure delle campate sono quasi uguali, insisto su quello, quasi uguali, perché a voi sembrano uguali, ma non lo sono affatto, ma sono quasi uguali, quindi siamo quasi vicini all'esattezza, implica una rivoluzione di attrezzature mentali, una rivoluzione di attrezzature mentali che va verso che cosa? Verso un mondo totalmente matematizzabile e quantificabile, ma non lo realizza, ci va verso. Allora proviamo ad analizzare questa proposizione, va verso. Che cosa significa va verso? Che una volta che è stato creato il Palazzo di Urbino o altre opere simili, quello della Francesca, i ludi matematici di Giovan Battista Alberti, era inevitabile Hiroshima? No, voglio dire, i passaggi sono logici, no? Dal mondo totalmente matematico alla guerra matematica fino alla divisione del vapore. Era tutto quanto preordinato una volta scelto il campo della figurazione razionale, la quale corrisponde ad uno stato che tendenzialmente vuole mostrarsi come razionale e giusto? No, neanche per idea. Neanche per idea. Proviamo a fare un discorso di questo genere qui, riprendendo un attimo il discorso impostato da loro. Dovrei partire da una critica a quello che ha detto lei, vale a dire, lei dice il quadro generale ci dà il criterio di collocazione dei vari elementi minori. Però vedi che io in questo momento, parlando, ho fatto l'inverso. Io sono partito da un angolo retto, che è un elemento minore, facendo vedere come lui corrisponda ad altre cose. No, l'angolo retto, lo stato giusto. L'angolo retto, stato razionale, stato retto da una sola persona. Perché? Senta un po', ma qual è il criterio di verificare che il quadro generale a sua volta sia stato correttamente interpretato? No, non c'è. Quindi, se lei invoca per l'interpretazione che il quadro socio-politico, economico, mentale è ben sistemato per poi mettere bene dentro l'elemento, chi le dà la garanzia che quella costruzione generale è stata, è oggettiva? Cioè,
Quindi lei poggerebbe, se, se fosse vero quello che lei dice, poggerebbe un criterio di verità basato sulla sabbia. Dall'altra parte, lui dice, mi angoscia quella che un grande filosofo contemporaneo, Richard, ha chiamato la ridda delle interpretazioni. Eh sì, ma perché? Cioè, qui c'è un interrogativo da porre. Perché questo angoscia? Perché non si sa se l'interpretazione che ho solito dato per l'antica era una cosa o era... Un attimo dall'obbligo, perché mi diverte che anche... Ma se l'architettura è già in crisi, se la mettiamo all'interno di una... Vorrei che nulla si perda, no? Allora proviamo un momentino a fare questo ragionamento, perché serve molto a capire un po' più. Nella mentalità in generale, no? Si pensa, io credo, almeno ho verificato questo, che quando uno storico ha compiuto la sua ricerca, quindi ha tutti i suoi documenti, file di roba, eccetera, che il suo problema è di stendere un testo, le sue note, le sue appendici, in maniera che tutto sia ricordato. Ecco, questo le assicuro che è la cosa più falsa che esiste. Per uno storico non è importante quello che vuole ricordare, per uno storico è importante quello che vuole dimenticare. Cioè, nel momento in cui io scrivo specialmente un libro, che è un saggio che è informativo, diciamo, no? Nel momento in cui scrivo un libro, io devo scegliere ciò di cui non parlo, non ciò di cui parlo. Perché devo sfrondare in maniera tale da far da compiere una costruzione significante. Mi piacerebbe fare un esperimento che però richiede un po' di tempo, per esempio prendere uno di voi e provare, proviamo a fare questo, non so chi vuole rispondere, uno di voi ci dovrebbe raccontare la sua vita, sarebbe molto interessante perché poi, vabbè non lo facciamo, ma diciamo così che sarebbe molto bello, perché facciamo un esempio sul fatto del non dimenticare nulla e sul fatto del criterio di verità, perché io dovrei dire io mi chiamo Manfredo Tafuri, sono nato il 4 novembre del 1935. Lo storico mi interrompe immediatamente e mi dice, hai verificato i documenti? E io, bigottito, dico, diamine, no. E allora come sai che sei nato il 4 novembre del 35? Perché me l'hanno detto, sin da piccolo. E lui mi dice subito, fai entrare nella tua costruzione un elemento fideista. Ti fidi? Ma a che ora sei nato? E a Cipicchia, direi io, circa mezzanotte. E lui comincia a fare salti di gioia e mi dice, lo vedi, potresti essere nato il 4 oppure il 5. Ti fidi della memoria di tua madre, dell'ospedale, eccetera, ma si sa che tua madre era stanca e stravolta. E nell'ospedale qualcuno avrebbe potuto, è vero, anticipare o posticipare l'ora per ragioni, le ragioni più varie. Non solo, ma anche il 4. Se verifichi i documenti è quando tuo padre ti ha messo l'atto e se per caso lui si era dimenticato, eccetera, e quindi ti ha data. Ed ecco che il primo elemento su cui tutti noi oggi siamo sicuri diventa un elemento incerto, che è oggettivamente incerto. Chi di noi è andato a verificare i documenti, poi ha fatto interrogatori, cioè quello che fa una storia? Nessuno. Quindi noi ci basiamo, abbiamo una certezza totale su un elemento fideistico. Poi andrei avanti. Però andando avanti creo immediatamente una fascia di oblio, perché dico, i miei primi ricordi sono a 5 anni. Allora lo storico dice, già, e chi ti ha detto che sono a 5 anni e che cosa è successo dalla data di nascita a 5 anni? Si viene a scoprire piano piano che la persona più inadatta a fare storia di se stesso sono io. Perché il momento fondativo di me stesso non lo conosco. Però poi, andando avanti, io comincerei a dire, sono andato a scuola, ho imparato questo e questo, e comincerei a raccontare quello che la società pensa che interessi di me. Lo storico comincerebbe a dire, va bene, questa è una costruzione, perché tu non ci hai detto assolutamente niente di quello che ti è capitato dentro, vale a dire, facciamo un po' la storia del tuo stomaco. E associamo e integriamo la storia del tuo stomaco con la storia delle tue pulsioni orali.
Ed ecco che lui immette immediatamente un tipo di storia particolare in cui c'è bisogno di sapere in che maniera gli amminoacidi hanno reagito nel mio stomaco in relazione al fatto che la mia sessualità orale ha una sua storia, un suo sviluppo. Una volta che abbiamo fatto un'indagine complessa su questo, arriva lo stesso storico, un altro, il quale mi sbalza completamente i criteri di costruzione e mi dice: già, ma io voglio sapere la storia delle tue funzioni irrazionali. Ed ecco che nasce un altro tipo di storia. E poi la storia di te rispetto al cibo, e te rispetto al freddo, e te rispetto al caldo freddo, acqua fuoco. E scopriamo che questa entità, io, si è spezzata in 300.000 identità, in 300.000 storie, alcune intrecciabili, altre no. Perché? Perché per esempio, se diciamo io che sto bene, e facciamo una storia ad esempio del mio sangue, e la storia del mio sangue proviamo ad intrecciarla con la storia delle mie pulsioni irrazionali, le mie pulsioni emotive, non viene fuori molto. Ma se io avessi la leucite, allora la storia, proprio la storia di come si forma e si deforma, è vero, i globuli bianchi e rossi, con la storia dei miei sentimenti e del mio comportamento irrazionale, sarebbe strettamente integrata. Che metodo uso? Che metodo uso? La prima cosa è che scopro che devo usare tanti metodi quanto sono i soggetti, perché se ho la leucite, ho un tumore, è ben diverso che se sto bene o se sto bene e credo di star male. In quattro casi non sono niente diverso. In un caso sarà determinante proprio la storia dei miei globuli, rispetto però alla storia del mio comportamento intimo. Nell'altro caso è interessante quell'altra cosa, no? E se sono invece un genio, ce ne freghiamo di tutto e guardiamo solo ciò. Allora, questo però significa che i metodi sono tanti quanti sono i soggetti che ci si presentano, non i soggetti uomini, i soggetti storici. Ma non basta, i soggetti storici dipendono da come io costruisco questi soggetti storici. Perché se io sono uno storico totalmente insensibile, non tengo conto che quello lì ha la leucite, e allora sono un cretino. Però attenzione, che in certe epoche qualcosa ha senso, in altre epoche è un altro senso. E allora parliamo dell'oblio. Perché voi siete analfabeti? Lo dico, uno Taut a Berlino, la rapidità è ancora maggiore, perché quasi non ho architettura, cioè, o meglio, ho architettura, ma non ho più l'elemento significante dell'architettura. Sarebbe sbagliato considerarlo una perdita, è un'altra cosa, ma noi siamo totalmente abituati a questo tipo di rapidità sempre maggiore nell'analisi dell'oggetto. Io ho visto ad esempio come voi guardate, diciamo, l'architettura contemporanea, cioè l'architettura la più recente, e molto spesso è un colpo d'occhio. Poi dopo magari si studiano le funzioni, ma è un colpo d'occhio. Ed è in parte giusto. Perché un'architettura di Louis Kahn si differenzia da una dei suoi seguaci in maniera diciamo quasi impercettibile, ma comunque è basata sul colpo d'occhio e su ciò che l'architettura contemporanea ha dato, vale a dire una serie di elementi totalmente astratti in cui tutta la parte figurativa è stata cancellata. E questo occhio che si sposta sull'antico. E quindi sull'antico che cosa coglie? Coglie esattamente quello che viene a cogliere in un'opera di Taut, vuol dire degli insiemi vaghi. Ma perché l'intera nostra cultura non parla più latino? Quando dico siete analfabeti è semplicemente per spingervi a convincervi di una cosa, che se voi volete studiare un qualsiasi fenomeno va letta nella lingua in cui lui è stato scritto. Questo è un primo elemento di recupero di oblio. Vale a dire che è evidente che un testo con latino corrotto, cioè un monumento romanico, Santo Film a Troyes per esempio, non lo posso leggere con i sistemi con cui leggiamo Francesco De Giorgi, perché dobbiamo imparare la Landoville e la Landoc, altrimenti non capiamo assolutamente nulla in architettura, non capiamo assolutamente nulla di quello. Ma questo è che
apparentemente un recupero, è un cominciare a togliere dall'oblio un qualche cosa, vale a dire un tentativo di sottrarre una lettura che appiattisce la singolarità di un'epoca sulla nostra epoca. Quando mi sono un po' dilungato sugli angoli, poi non l'ho fatta tutta la storia degli angoli, ma pian piano la farei, è proprio per farvi vedere come l'emergenza di un quarto di colonna, proprio il quarto di colonna è inventato lì. E vedrete quando arriveremo a Bramante ai tribunali, che viene ripreso dopo 40 anni ad Napoli una sua storia, proprio l'invenzione che la colonna si può presentare sezionata a metà, a un quarto, a tre quarti o libera. Tutto questo il nostro occhio normalmente non lo vede più, fin quando non rimpara a leggere con la sintassi, con le grammatiche e con il campionario, diciamo, di licenze ammissibili e non ammissibili. Questo è già un salvare dall'oblio, che significa anche tornare ai contesti. Tornare ai contesti però, cioè ai contesti significa, ripeto, io ho la mentalità che sa quello che è venuto prima e quello che è venuto dopo. Colui che crea il 1469 non sa che effetto farà, non sa come la storia andrà avanti. Probabilmente non gli interessa, come non ci interessa a noi, sapere quello che succede tra 300 anni. Non può prevederlo. E agisce nell'ambito di una mentalità generale, che è quella che ho cercato di far capire per quello che riguarda il tardo medioevo, proprio perché abbiamo, diciamo, un altro tardo medioevo nel 400 in cui tutto sta cambiando, e far vedere come la stessa parola, lo stesso concetto, la stessa figura ha due valori diversi per noi, per il 400, per il 500, per il 7, per il 300, per il 200. Stanno parlando adesso di verità. Ma io vi ho cercato di dimostrare qualche lezione fa che il concetto di verità nel nono, nel decimo, nell'undicesimo, nel dodicesimo secolo non c'è. O meglio, c'è. Però non è data dal documento umano. È data unicamente dalla rivelazione interpretata. Ma solamente da quella. Per cui, ad esempio, per un benedettino, quindi diciamo per un altro intellettuale del XIII secolo, XIV secolo, il fatto di dire è vero o non è vero questo fenomeno cerca il documento è qualcosa di ridicolo. Come cerca il documento? È vero o non è vero che cosa? Che Carlo Magno in quell'anno, ma questo non ci interessa se è vero o non è vero, che importanza ha? È importante piuttosto sapere se i grandi vero, principi della rivelazione hanno o non hanno delle rispondenze in questi uomini, in questi fatti, in queste istituzioni. Allora noi inevitabilmente siamo portati con noi, prima che con un io, verso la ridda delle interpretazioni. Però la prima grande deformazione, però al termine sbagliato, è dato da noi, non da io, è dato da noi. Vale a dire che se io adesso mi fermo proprio al concetto di verità, il concetto di verità come qualcosa di oggettivo è fine ottocentesco, no? È il portato della grande cultura positivista, per cui deve esserci una rispondenza a un documento. Però questo non è un fatto vero e vero per sempre, è vero per quel momento e per quell'epoca, e non è possibile per un uomo di una certa epoca, di un certo contesto, staccarsi totalmente da questo. Cioè noi abbiamo una verità che ci precede, non che noi torniamo, una verità che noi già viviamo dal momento in cui entriamo, diciamo, nel colloquio sociale. Dall'altra parte abbiamo invece delle verità più particolari, che sono le nostre particolari interpretazioni. Allora, cos'è che ci fa parlare di verità ancora oggi? Perché il concetto di verità corrisponde in qualche modo, quando noi diciamo passato, poi verità è il tentativo di recupero di quella verità, di ciò che veramente è stato, e noi presupponiamo che esista un essere giudicante statico, fuori di noi, un essere statico,
colui che è sempre presente in una data situazione. L'esempio che si porta in genere a questo proposito è la battaglia di Salamina, o una battaglia in più. Dice, chi stabilisce cosa veramente è successo a Salamina? Perché tutto cambia, se sono un generale da una parte o un generale dall'altra parte, ma non basta. Se sono cavaliere da un lato o dall'altro, se sono fante da un lato o dall'altro, se sto su un cumuzzo o se sto in basso, se sono un osservatore esterno. Ognuna di queste situazioni implica una descrizione. E io posso avere tantissime descrizioni, alcune delle quali, se sto per caso in una situazione vero deformante, mi dà per vincitore magari il perdente, che è verità anche quella. Quando diciamo ma io voglio sapere ciò che veramente è stato, penso che esista una storia indipendente da colui che osserva. Questo implica la presenza di un grande ordine divino statico, cioè che abbraccia tutto ma fermo. Non so se è chiaro quello che voglio dire. Lui è una presenza, non si sposta da lì. Però se lui, questo occhio divino statico, è una presenza e non si sposta da lì, o la storia umana è tutta storia dell'errore. Perché se è statico è su quel punto dove lui si è fermato, no? Dove lui è fermo, che la verità c'è. Cerchiamo di capirci ancora di più, non vorrei essere oscuro. Prendiamo qualcosa che è diventato molto variabile, appunto, nel tempo. Parliamo delle misure, visto che questo credo che ormai l'abbiamo ben capito. Cosa è vero e che cos'è errato? La opinabilità delle misure medievali, l'incertezza delle misure moderne, voglio dire 4, 5, 600, o la grande esattezza del 700, dal 700 a oggi. Una delle tre è sbagliata. Cioè se noi stabiliamo che l'incertezza matematica, quello che appunto un grande storico della scienza come Coiret chiamava appunto il tempo del pressappoco, che il tempo del pressappoco è inferiore a noi, dobbiamo dire Dio è con noi, perché la verità è con noi, è il medioevo è sbagliato. Ma allora se è sbagliato potremmo cancellarlo, altro che il recupero dell'oblio, a meno che non vogliamo studiarlo proprio per dire ma guarda quanto siamo bravi, erano così imbecilli e adesso noi siamo così, cosa che avviene molto spesso nella storia, attenzione, perché basta spostarlo sul capitolo analisi della medicina e della malattia. Certo, noi prendiamo un decimo secolo, dormivano, è vero, in 10 in un letto, quando andava bene, pieni di occhi e di cimici. La stessa situazione però troviamo nel 1576 e nessuno riesce a capire che sono topi, pidocchi e pulci che portano peste. Non ci arrivano proprio neanche con neanche le migliori menti riescono a capire che questi disastri che sono la peste no, sono provocati dalla assoluta promiscuità fra uomo animale, fra uomo insetto, fra uomo e porcheria. Sì, ma chi ha stabilito che noi stiamo meglio del 500? Su, certo, siamo in condizioni igieniche migliori, eccetera, 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 già. E pensiamo di vivere in maniera più comoda, che non è vero noi. Perché il concetto di comodità o scomodità è già un noi, è già implicito nelle condizioni dell'epoca. Un discorso che si fa spessissimo sulla tortura, e che è molto corretto. Cioè, se io adesso prendo una persona e lo metto alla tortura, il suo livello di dolore non è mica quello del 300. Cioè, una delle ragioni per cui non era scandalizzante per nessuno la tortura era nel fatto che un povero essere umano era torturato sin da quando nasceva, perché il primo dente che gli faceva male glielo tiravano fuori, e quando andava in guerra aveva una gamba cosata, e c'era la sega, ma mica con l'anestesia.
Quindi diciamo lui aveva una assuefazione al dolore che cominciava dall'anno 1 della sua vita, per cui la tortura per lui non era quello che è per noi. Questo è assolutamente vero, ma non solo, c'era tutta una cultura condizionante anche la parte psichica. Perché quando noi diciamo contentus mundi, controllo del corpo, è chiarissimo che l'ascetismo medievale è, diciamo, una ideologia, ma tutte le ideologie hanno una profonda radice nel comportamento normale, per cui il disprezzo del corpo, anche se non era logicamente quello che gli asceti, i santi, i mistici volevano, o avrebbero voluto anche su se stessi, ha però una radice di verità. Per cui il dolore fisico aveva tutto un altro significato, si può fare una storia del dolore fisico, esattamente. Allora, il nostro problema è, con le lenti deformanti del nostro secolo, dobbiamo non recuperare ciò che è stato, perché questo non solo è impossibile, ma è disumano. Cioè il credere ad una imputazione di verità assoluta è assolutamente disumano, perché noi in quanto uomini siamo finiti, vale a dire abbiamo come sola e unica certezza che moriamo, e senza la morte non siamo uomini, e questa finitezza implica che la nostra finitezza è doppia, una in quanto noi di questo secolo, in questo tipo di cultura occidentale. L'altra, io, in quanto personaggio finito, ma è proprio questa finitezza del nostro punto di vista che ci fa uomini. Altrimenti siamo altre cose, ma non esistono queste altre cose. Finitezza significa finitezza del punto di vista. Uno è collettivo, è il noi. Noi globalmente riusciamo a leggere nelle varie epoche storiche ciò che possiamo leggere. Nel 600 leggevano all'indietro ciò che potevano leggere, ciò che era specifico leggere, e leggiamo cose differenti. Ma è proprio questo fatto che sono differenti che fa sì che ciò che è stato non è mai stato. Questo è il punto fondamentale. Cioè uno storico non dice mai il passato, perché lui sa benissimo che senza... quello che a lei angoscia, la vita delle interpretazioni, è senza una storia della interpretazione, il fatto non c'è, il fatto non esiste. Senza esegesi, l'esegesi, e lo dico in continuazione, quando noi parliamo di tradizione, ecco, esaminate bene il termine, perché è stupendo. Tradere, quindi consegnare, tradire. I due non sono assolutamente fuori, non sono assolutamente scoppiabili tra di loro, non si possono uscire. Io posso consegnare qualcosa alla tradizione se la tradisco. E l'origine è la parola di Cristo. Non so se avete mai riflettuto a un fatto. Nel Vangelo, a chi Cristo dà il compito di fondare la Chiesa? Al traditore. Cioè lui dà la consegna del tradere al personaggio che non può sopportare. Quando in più passi del Vangelo ci sono proprio segni di insopportazione quasi fisica di Cristo, per quale gli dice uffa, manco da parte che devo parlare con lui, che è San Giovanni. Cioè lì lui ha un pilastro che è San Giovanni, è colui che ha capito, no? È colui che ha capito, non glielo dà mica lui il corpo. Lo dà a chi tradisce, perché come fa? Cioè, cosa avrebbe combinato San Giovanni? Avrebbe creato una setta. Per noi oggi la Chiesa Cattolica non sarebbe la Chiesa Cattolica, sarebbe una setta tra le 30.000 che... questo avrebbe fatto San Giovanni, perché? Perché avrebbe preservato pura la parola. Il politico, Pietro, la tradisce, quindi è l'unico che può consegnarla alla tradizione. C'è una ragione profonda per cui vi dico questo, perché vedremo più volte rappresentato dai grandi artisti del Cinquecento la santità della Chiesa di Pietro. Ed esiste una corrente pittorica che non avrò tempo, una corrente esegetica del Cinquecento proprio,
che invece vede proprio questa profonda verità. Nel convento di San Benedetto in Polione, che è vicino a Mantova, esiste, dunque lì c'era un abate, Gregorio Cortese, che faceva parte delle correnti riformate evangeliche della Chiesa della metà del Cinquecento. Lì lui fa dipingere più volte le storie di Pietro. Sapete come le fa dipingere le storie di Pietro? Non è mai Pietro come Ecclesia Tributans, vale a dire la rappresentazione di Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra fondo eccetera la mia chiesa, che è proprio la tradizione pittorica di Sisto IV, Giulio II, Leone X, Clemente VII, cioè di Roma, del pontificato di Roma. Nel convento di San Benedetto di Roma noi abbiamo la rappresentazione del tradimento di Pietro, quattro volte, che è stupendo perché dall'abate benedettino e dall'ambiente, tenete presente che quell'ambiente è l'ambiente di Teofilo Colengo, quello che inventa il linguaggio maccheronico, ma anche l'ambiente dei più grandi eterodossi del primo Cinquecento. In quell'ambiente lì che cosa significa? Non è un attacco contro Roma al pontificato semplicemente come potrebbe sembrare, significa semplicemente quello che loro volevano, che era un'utopia, che la Chiesa di Roma invece di proclamarsi santa si proclamasse peccatrice. Questo era il grande obiettivo, è vero, della riforma evangelica italiana, che avrebbe distrutto la Chiesa, praticamente. Cioè ne avrebbe distrutto la funzione di comando, ma questo era anche quello uno degli obiettivi, che sulla base evangelica si riconoscesse che la Chiesa era basata su un tradimento, che la Chiesa per definizione è la più grande peccatrice. Ma questo ha un profondo significato per noi, perché per noi storia, la storia nasce dall'esegesi biblica. In un primo momento c'era un solo testo su cui era permesso, proprio la storia permetteva un commento critico, quindi esegesi, ed è il testo biblico. Noi pian piano siamo passati poi a tutti i libri, a tutte le testimonianze, però non ci dobbiamo dimenticare che l'origine della storia, oltre che essere in Tucidide e nelle cronache, la storia moderna, diciamo, nasce dalle esegesi bibliche. E quindi, che come non avremo mai intento di credere ad un recupero di una vera verità, di una verità oggettiva, non siamo affatto rassegnati alle nostre verità parziali. Le nostre verità parziali sono quelle assolutamente ottenibili e non dobbiamo pretendere nessun altro criterio. Dica. Della Bibbia all'interno della cultura ebraica, una rabbinica e una cabalistica, che si oppongono profondamente l'una all'altra. La tradizione rabbinica tenta di leggere nella Bibbia la storia del popolo eletto, quindi solamente la storia del popolo Israele, dando delle versioni codificate, cioè dando delle spiegazioni codificate e quasi immutabili, no, fissate a un certo punto del percorso, diciamo, intorno al XII secolo. La tradizione cabalistica interna al pensiero ebraico fa un'operazione completamente diversa. Per esempio, lei ha citato ha citato l'ebbrezza di Noè. Ecco, l'interpretazione, diciamo, dei cabalisti cristiani, cabalisti cattolici, per esempio, dell'episodio dell'ebbrezza di Noè, addirittura l'ebbrezza di Noè è l'ebbrezza del sapere di Cristo, cioè le analogie sono addirittura l'ebbrezza del sapere di Cristo, e quando c'è coniunzio, le citava prima Noè con si congiunge come figlio, eccetera, quella è la coniunzio alchimistica del principio maschile e femminile, che devono essere, cioè voglio dire, c'è una lettura fortemente simbolizzata. Ma adesso lasciamo perdere un attimo queste cose qui che ci portano di fuori del nostro discorso. Il nostro discorso dovrebbe tendere piuttosto a dire questo: noi siamo sempre all'interno della riga delle interpretazioni, assolutamente sempre, anzi è la nostra condizione normale, non ci deve dare angoscia, assolutamente non ci deve dare angoscia. E questo è proprio ha un senso anche su alcune cose più banali. Se voi prendete quei foglini che noi vediamo con le bibliografie, eccetera, voi trovate ad esempio che su un solo argomento ci sono 3, 4, 5 cosine, articoli, testi. E che abbiamo anche detto, no, dove dovete studiare? Beh, esistono due volumi di Bruschi, attenzione però che non ci crediamo molto.
Questo significa che quei volumi sono fatti da uno inesperto, per carità, è uno dei migliori studiosi di Brahman, solo che è la sua interpretazione la quale vale al di là di ciò che persino è stato dimostrato come falso. Perché esistono libri di storia fondamentali, stupendi, bellissimi, che si può dimostrare che non sono veri dall'inizio alla fine, ma la costruzione storica, cioè la bravura della costruzione storica, molto spesso prescinde da errori particolari. Ma non è tanto questo quello che volevo dirvi. Quello che a me interessa è di cominciare ad abituarvi a leggere mai una sola opinione, ma a dire si studia così. Si leggono su un solo argomento tre o quattro opinioni diverse, una delle quali è più persuasiva per un certo aspetto, un'altra è più persuasiva per un certo altro aspetto, cominciando a togliersi completamente dalla testa il fatto che ad una domanda esiste una sola risposta. Anche perché il discorso che vi facevo prima sulla storia individuale, quale storia, se ne scopre ce ne sono 3.000, è che molto spesso un testo affronta Bramante da un punto di vista, ed è buono per quel punto di vista, un altro testo ha cambiato punto di vista e magari su tutto quello che a lui non interessa è assolutamente tradizionale, perché non è originale, anche magari sbagliato, ma per il punto di vista nuovo che ha affrontato è fondamentale. E che tutto questo mi dovrebbe dare, cominciare perlomeno a farvi capire che senza, che insomma il colloquio umanistico, ovvero la civile conversazione che abbiamo, da cui abbiamo qualcosa da imparare, perché è proprio una delle cose che abbiamo obbligato, è vero, ha proprio questo senso, è vero, gli umanisti, per capire ancora un pochino meglio il senso della grave conversazione dei tre personaggi della flagellazione di Piero, bisogna ricordare che in tutti gli umanisti, da Erasmo a Ulrich von Hütten, eccetera, eccetera, avevano sempre questa massima attaccata alla cosa, un colloquio con il tuo collega ti frutterà molto più che la lettura di 2000 libri. Per loro questo era fondamentale, perché avevano proprio allora scoperto l'antinomia delle interpretazioni e l'importanza del dibattito. No? L'importanza del dibattito certo nasce dai colloqui, dalla riscoperta dei dialoghi di Platone, eccetera, eccetera, però è proprio la sostanza del colloquio, la sostanza del colloquio umanistico. Quindi diciamo c'è un legame fra un tentativo da un lato da parte mia di mettere, diciamo, di rimettere in discussione ogni cosa finora nota, ma allo stesso tempo di accogliere da tutte le fonti possibili il meglio. Dov'è il meglio? Perché alcuni piccoli, banali criteri di verità, attenzione a non credere in un relativismo del tutto come campo libero, come affatto vero, anzi. In primo luogo abbiamo documenti certi, documenti incerti, indizi. Quando è che un documento è certo? Quando noi lo abbiamo fatto diventare certo. Vale a dire, di per sé, che qualcuno mi scriva qualche cosa, esattamente come quando ti chiedo di quando sei nato, tu mi rispondi e io ti dico ma va. Esattamente questo va fatto sui documenti, che è una scienza, si chiama appunto critica delle fonti, ed è una scienza che è nata nel 600, proprio dei momenti iniziali con Mabillon e Casaubon, sono due grandi filologhi i quali in vario modo hanno creato la critica delle fonti, per esempio scoprendo i modi per comprendere quando una pergamena medievale è falsa. Poi hanno scoperto altri criteri. Noi oggi dobbiamo essere molto più raffinati, perché dobbiamo sempre sapere che un documento è scritto da qualcuno e che questo qualcuno è sottoposto ad una serie di deformazioni dell'epoca. Per esempio, se è un notaio, no, sceglie delle parole che sono dentro l'ambito notarile, diciamo, la cultura notarile, quindi dobbiamo stare attentissimi a quella, all'accidenti che dice. Lo scopriremo fra, credo, la prossima tornata di lezioni, quando parleremo esattamente di cosa ansante. Ci sono state quasi quattro generazioni di storici che sono caduti nella trappola di una parola terribile, che è cappella. Perché siccome per noi cappella è una certa cosa, non avevano capito che cappella per il notaio del 400 era una chiesa con un prete, sì, designato per una confraternita laica, ma non era parrocchia. E non essendo parrocchia, per noi non era chiesa,
Quindi chiamava chiesa una cosa piccolissima che però era parrocchia, e la grande chiesa di Bramante la chiamava cappella. E allora lì generazioni di poveretti si sono chiesti dove era mai questa cappella. Allora mi pensavo che la cappella c'era prima. Insomma, bisogna capire che cappella nel 400 milanese significa qualcosa. Critica delle fonti naturalmente significa una discussione anche sul modo in cui viene prodotto un documento, il modo di produzione di un documento. Quindi diciamo, noi possiamo abbastanza circondare gli elementi che non sono mai oggettivi, ma sono oggettivi per la nostra cultura e oggettivi per la nostra cultura collettiva, per la nostra attrezzatura mentale, per noi sono questi. Fra 2000 anni, fra 1000 anni sarà diverso, ma non che noi abbiamo sbagliato e loro hanno ragione, è il procedere della verità, il cambiare della verità. E noi possiamo circondare l'oggetto storico di moltissime altre cose, e non solo, dal punto di vista proprio del nostro mestiere, continuamente fare una cosa che gli anglosassoni e i tedeschi sanno fare benissimo, gli italiani no. Vale a dire una cosa molto noiosa, ve l'ho fatto un pochino anche oggi, una cosa molto noiosa, cercare continuamente la fonte figurativa di quel piccolo motivo. Loro lo sanno fare benissimo, perché per loro molto spesso, non per i migliori, ma per molti di loro, lo imparano così fin dall'università, l'unica storia d'arte è quella, cioè scoprire la mano è adunca, c'ha una cosa un po' strana, da dove viene? Allora mantegna, lo prende da squarcione, squarcione è Donatelli, punto. Per noi invece deve avere un altro tipo di significato. Come si verifica l'innovazione? Questo è l'interrogativo. Noi ci troviamo nel primo Cinquecento, perché poi i problemi cambiano, di fronte al grande tema dell'innovazione linguistica. Vale a dire che la vera scintilla del linguaggio, proprio la scintilla poetica, nasce da una piccola innovazione. Ma se non sappiamo qual era il linguaggio normale, non capiremo dov'è l'innovazione. Torno un attimo alla mia Pieno in Asse, che su cui insisterò fino alla fine dell'anno, no? Proprio mostrare che il Pieno in Asse è una grande invenzione brunelleschiana, ma che passa anche tra mio Donatello a Piero, che si riversa in parte nell'ambiente urbinate, che ritroveremo perfettamente esplicitato in Bramante e poi totalmente dimenticato. È un elemento assolutamente fondamentale, ma sarebbe molto sbagliato pensare che sia un'innovazione bramantesca. Per chi studia solamente Bramante senza forse informare della genealogia delle forme, sembrerebbe che Pieno in Asse è un'invenzione sua. Non è affatto vero, lui lo applica in un certo modo, ma dobbiamo capire che è un momento in cui il linguaggio è come se avesse un continuo, fosse un movimento un po' ad ameba, no? E fosse in continuo fermento con piccoli spostamenti che diventano fondamentali. Ecco, per capire questo abbiamo sempre bisogno, e questo è un elemento che non chiamo certo oggettivo, ma è che è un criterio di verità. È un criterio di verità, cioè entrare all'interno del modo di ragionare. Ecco, quando noi leggiamo De re edificatoria, che è un testo, e scopriamo che per Alberti un arco è una trabeazione che è stata incurvata, cominciamo a capire il modo di ragionare. Allora possiamo capire anche altre cose, perché è una stupenda astrazione, è difficile che uno gli venga in mente oggi che un arco è una trabeazione che qualcuno ha incurvato. È proprio un modo, no? Un modo di pensare, un modo di leggere, che gli nasce poi probabilmente da alcune osservazioni empiriche, cioè sul fatto che gli antichi hanno sempre fatto archi a tre fasce, e lui probabilmente ha fatto un'analogia fra le tre fasce, le tre parti della trabeazione, e ha ragionato logicamente, no? Logicamente. Ecco, abbiamo quindi tutta una serie di riconoscimenti di cose che una volta si chiamavano stilistiche, e che io richiamerei tranquillamente stilistiche. Qual è lo stile del primo Bramante, dell'ultimo Brunelleschi, eccetera? Perché una domanda così ingenua e banale in realtà è molto ma molto produttiva, perché ci spinge a farci delle domande che altrimenti non ci facciamo. Vale a dire, non so, Alberti, quando Alberti, cioè, scusate ancora, vi avevo fatto vedere prima la base continua di Palazzo Rucellai,
Ma per arrivare al fatto che quella base continui da prima, qualcuno si è dovuto interrogare quando è che è la prima volta che appare una base continua. Andare a verificare che Brunelleschi non c'è, che Michelozzo non c'è, che Donatello non c'è. Allora sarà una questione degli antichi? C'è, nel Pantheon c'è, a Villa Adriana c'è, eccetera, eccetera. Quando è la prima volta? In Altezza. È coerente o non è coerente col muro portante come elemento di struttura poetica? Sì. Ed ecco che abbiamo degli elementi di coerenza che corrispondono al mio interrogativo. E questo interrogativo sarà fondamentale perché, e non ve lo dico perché, ve lo faccio vedere perché è divertente la prossima volta, così non annulliamo l'effetto, ma diventa estremamente importante però anche per Bramante. Anzi, è uno degli elementi che ci fa dimostrare, appunto, ripeto, una cosa divertentissima della incisione prevedere. Allora, tutti questi, questo, vedete che è basato tutto su un incrocio, non abbiamo qualche cosa che ci dà un panorama generale su cui l'elemento ha corrispondenza. Niente, è tutto un enorme magma in cui i vari filoni della storia, i vari interrogativi posti alla storia, si incrociano. Ma attenzione, che il criterio della coerenza non è un criterio di verità. Con Urbino tutto va bene, ma se andassimo nei particolari del comportamento di Federico non andrebbe bene. Allora, molto spesso il mio slogan un po' polemico è: quando tutto vi torna nel vostro quadro, buttate via la costruzione storica, è sicuramente sbagliato, perché la contraddittorietà dei comportamenti umani è costante, quello sì, una costante di tutte le epoche. Quando ne parla di coerenza, ad esempio la base continua del muro pieno, usato da Alberti, parla di una coerenza per Alberti, secondo la coerenza di Alberti? No, adesso usiamo un termine di coerenza, adesso lo spiego meglio, in realtà. Facciamo un conto che dobbiamo esaminare un complesso in cui ci sia architettura, pittura, eccetera, fondamentale per un certo periodo, che però sembra determinato da fortissimi elementi non artistici. Faccio un esempio, il pezzo prima mi è venuto in mente. Prendiamo ad esempio una chiesa controriformata milanese dell'età del cardinale, Carlo Borromeo, vescovo di Milano, attua la controriforma a Milano. E allora cominciamo a studiare il personaggio Carlo Borromeo. Carlo Borromeo è colui che è il primo a istituire i seminari che Trento indice, modernizza l'ascetismo. Vale a dire, crea una pratica, diciamo, rigorista, rigorosa, che però diventa obbligatoria per i fedeli milanesi. Crea un'organizzazione di parrocchie totalmente razionale, insomma, stende una cappa di piombo, ma logicamente dal suo punto di vista molto efficiente, su Milano, e la sua presenza è continua, è proprio il vescovo residente, il vescovo con un forte apparato burocratico, perché dal vescovo al parroco la costruzione piramidale è perfettamente costruita da Carlo Borromeo. Scrive un trattato sulle sopellette di Sacre in cui si occupa di architettura sacra, spiega che la chiesa deve avere un significato per la città, ma nello stesso tempo non deve essere troppo ornata, ma però molto decorosa, eccetera, eccetera. Le facciate devono essere molto stressate. Da tutto questo noi diremo, vediamo un criterio di coerenza. Prendiamo i pittori, lui immediatamente è Benito Cerano, eccetera, eccetera, cioè questi grandi pittura devozionale con sfondi molto spogli, che è una sorta, come possiamo dire, di atmosfera un pochino cupa, perché è vero, l'ascetismo e il rigorismo, il ripiegamento dell'interiorità attribuito a Carlo Borromeo si esplica con questa severità quasi ascetica, e allo stesso tempo enormi, perché devono colpire moltissimo la fantasia popolare. Ma non è solamente lui, perché abbiamo un'altra serie di pittori che servono il cardinale Borromeo a questo modo. Allora, la cosa che noi diciamo è: chi è l'architetto tipo di Carlo Borromeo? Uno tipo Vignola, insomma, no? Cioè
ancora più rigorista, spoglio, noioso, canonico, eccetera. È Pellegrino di Bove, uno dei personaggi più fantasiosi, più licenziosi in arte, eccetera, eccetera, che potesse trovare quest'uomo. Ora, dice, ma allora come lo spieghiamo? E perché lo dobbiamo spiegare? La domanda è poi, chi ha detto che Carlo Borromeo riuscisse a comprendere il linguaggio specifico dell'architettura al di là di quello a cui lui, delle cose che a lui servono? Perché sono molto, come si può dire, molto espressive per la fantasia popolare le facciate di Tibaldi? Sì. Sono delle macchine in cui la liturgia è esattamente quella che lui prescrive nel Lectures? Sì. Tutto il resto, chi ci dice che lui lo debba capire? Allora, questo è un criterio di interesse, per esempio, se manda la sorgente al Trattato di Urbino, gli ospiti del Duca Federico capissero questo angolo, quest'angolo fatto nel cortile, capissero. Questo è uno dei più grandi problemi che ci dobbiamo fare. Nel senso, a livello indiziario, penso che lei abbia dimostrato che Federico lo capisce. No, io non. Cioè, nel senso, che comunque si preoccupa di chiamare personaggi a quel livello di raffinatezza, però mi ha messo una voce nell'orecchio parlando di Ottaviano Bambino, perché siccome questa è veramente una cosa difficile da sapere, Ottaviano Bandini è molto colto e si occupa solamente di questo. È difficile che Federico però non sia intervenuto nelle scelte. Proprio perché poi Alberti va e parla, con, si scrive a Bandini, ma poi non ha capito. E la domanda che mi ponevo io era appunto questa, che quando lei... Tant'è vero che loro procedono con una politica di esportazione di artisti mediterranei, gli artisti fiorentini, per confermare il primato di Firenze. Questo lei lo vede a Milano, questo lo vede dopo. La cosa importante di quella patente del 1418 è che invece per la prima volta si consacra un palma, cioè uno che è nobile, diciamo, non perché è nato a Firenze, ma perché è altro. Questo è molto importante. Perché? Perché l'accoppiata con l'Alberti in questo gli dà un indizio forte, perché l'Alberti non è mai stato considerato fiorentino, non si considerava fiorentino, ma internazionale. Rasi anti-fiorentino. Lui è naturalmente un grande, quando dice l'odo tipo architettore che ha fatto la cupola si ampla da coprire il confronto da tutti i popoli toscani. E dopodiché ti dà tutte enormi anche Brunelleschi. Perché Brunelleschi è l'artista toscano, Alberti è l'artista universale. Questo fa capire un pochino qual è il filone su cui si muove Federico da Montefeltro e Ottaviano Bandini. Ne faccio un altro esempio. Nel 1476, quando loro assumono Francesco Di Giorgio, Francesco Di Giorgio non è un grande architetto, è però uno studioso di Vitruvio, ma questo lo vedremo meglio. Sa cosa vuol dire Vitruvio? Per le piccole corti e le piccole signorie territoriali, Vitruvio è l'alternativa a Firenze. Perché? Loro cioè, hanno tutti i principi molto chiaro, la coppiata, buon governo, architettura razionalizzante, matematizzante. Però le strade sono due, o Vitruvio o Firenze. E non coincide. In un solo e un secondo momento Vitruvio e Roma vengono assegnate, ma nel 400 i papi, i quali sono molto bravi in molti settori, è una delle incoerenze di cui parlavo prima, per l'architettura non hanno. Niccolò V ha corte Alberti e non lo ha. È un fatto molto interessante. Allora, a questo punto, le corti di Milano, la corte di Urbino, Mantova e non so qua, adesso mi vengono a mettere queste tre, cominciano proprio a dire, sì, ma noi siamo più antichi dei fiorentini, più all'antica, più veri dei fiorentini tramite Vitruvio. Tant'è vero che abbiamo testimonianze precise proprio di di ambiti di corte, di alti dignitari, in cui è fortissimo lo studio di Vitruvio. Si può dimostrare che agli architetti arriva, non parte,
Perché? Perché Vitruvio è in latino, e l'atto dignitario lo può leggere, l'architetto, che il latino non lo sa, no. C'è trovato Alberti, che non è un architetto, ma un grande umanista, che sa il latino, il greco, che sa la storia. Allora, diciamo, il criterio che si usa lì a Urbino poteva essere assolutamente un altro. Non è mica obbligatorio chiamare Piero della Francesca, Mantegna sta a Mantova e ci sta anche fisso, e non ci sta anche la Mantegna, avrebbero potuto trattarlo, no, non hanno bisogno di lui.